Eccoci ragazzi, in partenza per un nuovo giorno di viaggio in rotta verso casa e ammireremo anche oggi un po' di fjords. Io qua ho canato. Vabbè. Ok, adesso mi serve un benzinaio e poi si parte. È già aperta, è già aperto, si può già far colazione.
voce. Comunque oggi era previsto un pochino di acqua lungo il tragitto, quindi niente di che, però ci copriamo. E niente, ci vediamo poi più tardi. Comunque qua le strade davvero spettacolari. Oggi c'è da divertirsi, speriamo che non duri molto l'acqua, almeno riesco a divertirmi anche un po' di più a guidare. Resta così, va anche bene, qualche gocciolina. Ok, si riparte. Ok, ho notato che stavo facendo uno slow motion prima, comunque ecco qua in un pit stop. Adesso ho appena prenotato un bungalow, diciamo, in un campeggio e aspetto ancora un po' qua prima di andare, visto che c'è il check-in alle 3. E niente, comunque spero che i video che porterò vi stiano piacendo. Sicuramente questo viaggio è stato contrassegnato un po' dal brutto tempo, da qualche inceppo, da qualche contrattempo, vedi la tenda, vedi il paraolio e tutti i pensieri che sono andati non nel verso giusto, però comunque fino adesso diciamo che manca solo il tragitto verso casa, casa è sempre più vicina, quindi partirò comunque via dalla Norvegia lunedì con l'impegno di tornarci, non dico a breve, però magari nell'arco di 2 o 3 anni vorrei tornare a fare magari la parte sud, quella che in pratica ho saltato, e magari un inverno venire qua magari alle Lofoten per vedere uno, le Lofoten che non ho visto, le ho viste da lontano, e due magari anche l'aurora boreale. Comunque ecco, con questi impegni me ne andrò dalla Norvegia lunedì pomeriggio, quindi ho ancora un paio di giorni. Oggi tappa comunque di più di 500, quasi 600 km, domani sarà uguale 550 km per arrivare, diciamo, in zona traghetto, che avrò appunto lunedì pomeriggio. E ecco, e niente ragazzi, non so come uscirà questo video, visto che comunque tante cose non le ho registrate perché proprio con l'acqua non è che si può fare più di tanto. È stata fino ad ora un'esperienza provante, un viaggio che sicuramente consiglio a chi ha tanta 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 pazienza, tanta forza di volontà, perché devo dire che io durante questo viaggio spesso spesso ho creduto di cedere, di mollare, però la forza di volontà mi ha fatto andare avanti, e mancano ancora 2000 km verso casa, quindi diciamo che la strada non è ancora breve, però diciamo che una volta arrivati a sud della Norvegia la strada diciamo che è più veloce e diciamo quasi tutta in discesa. Ragazzi, in partenza da questo campeggino qui quasi a sud della Norvegia, a sud della Norvegia ci arriverò oggi, domani pomeriggio ho il traghetto che mi porterà verso casa. Oggi vedremo cosa ci aspetterà durante la giornata. E niente ragazzi,
tempo è sempre così un po' incerto. In teoria là dove arrivo dovrebbe esserci sole, dovrebbe, dico dovrebbe perché è da 2 giorni che dovrebbe esserci sole, ma ieri ho beccato anche l'acqua, quindi vediamo, vediamo, vediamo ragazzi. Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Just as surprised.
segno, ragazzi, è un segno. Bisogna fare la foto con l'alce. Foto con l'alce, ragazzi. La tradizione Siuno-Vaco, magari il mio animale guida, il mio spirito guida è l'alce. È l'alce. Che è ormai il punto centrale di questo canale, ragazzi. L'alce. Che spettacolo bello. Bello grosso questo, eh. Visto che ne ho visto anche uno durante il tragitto, probabilmente è davvero il mio spirito guida. L'alce, ragazzi.